Ho finalmente finito di rivedere Bari Cremonese, di studiare la partita e quindi siamo pronti. Parliamo di Bari Cremonese, video approfondito di analisi. La Cremonese ha vinto a Bari e questa era la cosa più importante. Siamo in un punto della stagione in cui, francamente, dell'aspetto estetico dovremmo importare zero. Non siamo più alla prima di campionato. Se vi ricordate, dopo la sconfitta in casa col Bari all'andata, o partite come quella col Catanzaro, anche partite vinte a inizio stagione, io sottolineavo che il risultato sì, conta sempre, ma era importante soprattutto vedere una crescita della squadra, l'aspetto del gioco. Se a inizio stagione è importante avere un'identità di squadra, perché la vittoria può essere anche casuale. Se costruisci un'identità di squadra, poi i risultati arrivano. Se non la costruisci, non arrivano. Adesso non siamo più in quella fase. Mancano 6 partite. A questo punto del campionato, giocare bene conta veramente poco. L'aspetto estetico lo potevi considerare alla ventesima, alla trentesima, perché adesso bisogna stringere per gli obiettivi e conta veramente solo fare i punti. Metto la firma per vincere ogni partita, di qui alla fine, giocando malissimo e senza meritarlo sul piano delle occasioni, perché non funziona con l'estetica, non nel momento in cui si decide il campionato. Giocare bene può essere sinonimo di vittoria sulla lunga durata, ma sulla singola partita conta davvero solo il risultato. Quindi a me dell'aspetto estetico in questo momento interessa zero. La Cremonese vista Bari, secondo me, ha fornito una prova abbastanza solida. Io sono soddisfatto di quello che ho visto. È stata sicuramente largamente favorita da un episodio, perché pronti a tanti via, il Bari si è fatto del male da solo. La Cremonese ha costruito anche una discreta azione, un'azione costruita alla maniera di Stroppa. È il gioco di Stroppa che pregi e difetti. Alcuni piace, ad altri no. Molti lamentano il fatto che tic-tic-tac, ma serve. Per costruire quel tipo di azioni che lui vuole. E anche in questa circostanza è stata un'azione comunque elaborata e alla fine c'è stata un'importantissima azione da parte di Sajou, ma anche in fase di preparazione sono intervenuti diversi giocatori, che hanno dato un contributo importante nella costruzione dell'azione. È vero che l'azione era quasi sfumata, ma Sernicola, ha rimesso il pallone verso il centro e Maiello è stato molto sfortunato dalla palla finita dentro. E sicuramente quel gol ha determinato la partita. Non sappiamo cosa sarebbe successo se la Cremonese non avesse avuto questo episodio favorevole, ma l'episodio c'è stato e tu devi anche saper costruire la tua partita su quello. E secondo me la Cremonese l'ha costruita, a parte un paio di occasioni iniziali di Diò e Moracchioli, azioni in cui il Bari ha mostrato anche una certa capacità di movimento dei suoi attaccanti. È una squadra che segna poco, ma Diò, per esempio, sulla sua azione ha fatto un bel movimento. E lì è stato anche bravo Jundal. Poi al Bari manca presenza in area, ha dei giocatori che magari si muovono anche bene, ma non ha una presenza di spessore dentro l'area. E questo si sente. A parte però queste due occasioni abbastanza importanti, il Bari, pur non giocando male, a me non è dispiaciuto il Bari, mi è sembrata una squadra più che altro che ha paura, questo sì, ed è normale vista la sua classifica, che non ha una punta che faccia gol, e questo è importante, però non è una squadra così allo sbando sul piano dell'organizzazione del gioco in generale, ha dei difetti grossi che la penalizzano. La Cremonese è riuscita a contenere abbastanza bene il Bari, ha avuto un'occasione con Sernicola, sulla quale la difesa del Bari era rientrata abbastanza male e Sernicola si è trovato solo e l'abbiamo anche cercato bene. Soprattutto la Cremonese era ben presente in partita, non giocando bene, questo no, non magari regalando grandi occasioni, ma correndo il minor numero di rischi possibile ed è secondo me fondamentale. Io metterei la firma in queste ultime partite nel ritrovare la solidità difensiva delle partite da 1-0, piuttosto che cercare i 4-3. Queste ultime partite per me sarà fondamentale non prendere gol più che farlo. Se ne prendiamo pochi pochi, allora avremo soddisfazione. Poi nel secondo tempo la partita è rimasta comunque sempre su questo binario di un certo equilibrio. Era una partita che comunque poteva cambiare da un momento all'altro perché era aperta. Il Bari qualche difficoltà l'ha creata la Cremonese, anche se devo dire che col passare dei minuti Maier è cresciuto molto. Aveva fatto delle cose importanti anche nel primo tempo. Sajou è stato l'altro elemento determinante, tra l'azione del primo gol, ha fatto un salvataggio sull'occasione di Cesare, un tiro, Jundal para e lui va a anticipare i baresi che vogliono ribadire in rete, su palla inattiva. E poi è entrato nell'azione del secondo gol con questa galoppata irrefrenabile. È entrato in area, ha messo la palla per Collocolo e è arrivato il secondo gol ed è stata un'azione assolutamente frutto della sua forza fisica.
quindi non ha segnato ma ha giocato una bellissima partita. Poi la Cremonese ha amministrato ancora e solo nel 90esimo un cross in mezzo, Ghiglione non ha respinto bene, io pensavo in presa diretta l'avevo scambiato per Pickel, adesso devo andare a farmi vedere dal medico evidentemente, Ghiglione respinge male e Juma la mette dentro. Però dopo il gol Bari non ha avuto modo di rendersi ulteriormente pericoloso. La Cremonese è stata brava nei minuti finali a tenere lontano dalla porta i pugliesi. Che dire di questa partita? Non una Cremonese scintillante, sicuramente anche diverse imprecisioni, diversi errori nel passaggio. La squadra è un po' stanca, lo è secondo me, è anche fisiologico dopo tutte queste giornate. Stroppa ha concesso un turno di riposo a coda, dunque, sulla pronuncia sono stati in crisi, coda, e... Però penso che questa scelta ci potesse anche stare, viste l'ultima prestazione di coda. Un turno di riposo non gli faceva male. Non era necessariamente una scelta azzardata. Io ho sempre detto coda non lo toglierei mai, ma l'ultima partita è sembrato veramente stanco. Quindi siccome ci stava. Ha voluto far giocare ancora Vasquez. Allora, io sono del partito per cui Vasquez secondo me è utile a questa squadra, però riconosco che in questo momento è molto stanco e anch'io gli avrei fatto fare un turno di riposo. Peraltro Stroppa l'ha tolto a un certo punto dal campo. Questo non toglie che Stroppa ha il suo modo di vedere il gioco, lo abbiamo capito, e difficilmente lo cambierà. Se avete visto anche in questa circostanza ha cambiato gli uomini, non il modo di giocare, non il modulo, è il suo modo di giocare, è così e ci andrà fino alla fine con questo modulo. Io penso che dovrebbe avere un'alternativa da utilizzare soprattutto a gara in corso, nei momenti difficili, ma credo che lui non lo farà, è la sua scommessa e vedremo se pagherà o meno. Credo anche che sia giusto sottolineare queste cose, magari il fatto che manca un piano B in certi casi ti potrebbe aiutare, il fatto che la squadra è un po' stanca, lo sembra, soprattutto Vasquez, ma non solo lui, però bisogna anche essere... un po' equilibrati nei giudizi. La Cremonese quando è arrivato Stroppa ha fatto 53 punti e sarebbe prima in classifica insieme a Como e Parma. In questo momento è terza, a 2 punti della promozione diretta, con i playoff in saccoccia, con ottime chance anche di andare almeno in semifinale playoff, e insomma non è una situazione in cui valga la pena di lamentarsi più di tanto secondo me. Ci sono molte persone che sono arrabbiate perché abbiamo perso con Südtirol e Ferrari Pissalò. La Ferrari Salò, molti la guardano in classifica e pensano è una squadra scarsa. Guardate che la Ferrari nel giro d'andata ha perso quasi tutte le partite, ma poi appena ha capito il campionato di Serie B, appena si è sbloccata ed è stata determinante per il campionato della Ferrari la vittoria con noi dell'andata, perché gli ha dato fiducia. Ma da quel momento la Ferrari ha fatto 24 punti in 16 partite, se non vado errato, e sono tanti punti, e ha battuto anche delle big, ha vinto a Genova con la Sampdoria. La Ferrari non è una squadra materasso, magari a parte che non esistono partite facili scontate in Serie B, potrei capire l'Ecco che è quasi retrocesso e magari comincia anche a mollare un po' mentalmente, ma contro la Ferrari adesso è difficile per tutti, quindi non è così strano che la Cremonese abbia perso con la Ferrari. E per lo stesso identico motivo, tutte le considerazioni c'è chi fa tabelle, ragazzi, dopo 40 anni, ma se c'è una cosa che ho visto ripetersi continuamente per tutta la storia del calcio e per tutta la storia della Cremonese sono i pronostici smentiti continuamente, da Cremonese Pisa dell'87 alla finale con Cittadella, alla promozione quando abbiamo mangiato 10 punti all'Alessandria, alla promozione di 2 anni fa, non va mai come ti aspetti, quindi è inutile fare tabelle. Per me il Como non vincerà tutte le partite, questo non vuol dire, magari le vince, cioè non è che non vincerà tutte le partite, non c'è nessuna certezza che lo faccia, può vincere tutte come può perderle tutte, la Cremonese potrebbe non fare più neanche un punto, come vincerle tutte, il calcio non è prevedibile, quindi fare pronostici, fare tabelle, secondo me è fuori luogo. Le partite vanno affrontate una alla volta, la Cremonese è in corsa, ha delle chance, il Como è davanti, chi davanti va sempre dato favorito, ma è favorito, non è certo che sarà il Como a essere promosso direttamente, c'è anche Venezia in ballo, taglio fuori solo il Catanzaro perché la sconfitta col Como secondo me sono troppi punti, considerato che mancano appena 6 partite per entrare sul secondo posto, questo non toglie che il Catanzaro giocherà per cercare di entrare sul quarto posto, per andare almeno ai playoff, in semifinale diretta. È un avversario difficile il Catanzaro e dovremo incontrarlo, ma è tutto da giocare e la prossima avversaria è la Cremonese, la Ternana, e la Cremonese deve pensare solo ed esclusivamente alla Ternana, e già chi pensa che Cremonese e Ternana sia una partita da vincere a tutti i costi
Ok, magari da vincere a tutti i costi per vedere la classifica, sì, ma che sia una partita facile, proprio no, che sarebbe strano se la Cremonese non vincesse con la Ternana. No, non funziona così il caso. La Ternana è una avversaria difficile che si gioca alla salvezza. La Cremonese, se vuole andare su, deve batterla, ma è una partita veramente difficile. Non è una frase di circostanza, è l'esperienza che ti insegna il mondo del calcio. Non ci sono le partite facili. La Ternana verrà a vendere l'anima al diavolo pur di fare punti, e sarà una partita in cui sicuramente ci sarà da soffrire. Si spera di riuscire a venirne fuori, come è stata la partita di Bari, che non è stata una partita facile. Ma i conti li faremo solo ed esclusivamente alla fine, fino a che non c'è la matematica, fino alla 38esima di campionato. Non si possono avere certezze. Questa è una cosa che ho imparato semplicemente. Ricordatevi, 2 anni fa, l'anno scorso il Bari col Cagliari, quello che è successo. Cioè, il calcio ti sorprende continuamente. Quindi inutile fare previsione tabella, io infatti non ne farò, no? È inutile chiedermi a quanti punti saranno per andare su. Non si sa, non ho la più pallida delle idee. So che c'è Cremonese e Ternana, è la partita da vincere. Non sarà facile, classifica la mano, hai l'obbligo di vincere, non perché sei più forte, perché tu puoi perdere con la Ternana, perché la classifica ti impone di farlo. Siamo a un punto della stagione in cui i punti pesano, quindi devi cercare a tutti i costi di vincere. Un pareggio potrebbe essere un problema. Poi dipende sempre, magari il calcio è talmente imprevedibile che magari perdi con la Ternana e poi vinci tutte le altre e vai su. Non lo sai. E quindi l'aspetto più chiaro è proprio questo, l'imprevedibilità. Perciò la Cremonese deve restare tranquilla, continuare a giocare le sue partite una alla volta. Magari, appunto, visto che la squadra è un po' stanca, un po' di turnover, qualcosina ha fatto, qualche forza fresca, io la metterei dentro. Penserei anche un piano B. Non sono sicuro che Strappo lo farà, e vediamo quello che succede. Ma secondo me, la cosa migliore che può fare l'ambiente in questo momento è far stare la squadra tranquilla. Non eccedere nella pressione né in senso positivo né nelle critiche. Siamo in corsa, dobbiamo ballare, balliamo e vediamo quello che succede. E con questo vi dico ciao.